gonfiore addominale, enzimi e probiotici. Ciao a tutti, per chi mi conoscesse, il mio nome è Edoardo Baldini e oggi andremo a parlare di gonfiore addominale, andremo a parlare di enzimi digestivi e andremo a vedere se i probiotici possono o meno aiutarci a risolvere infiammazioni, problemi digestivi, gonfiore addominale e che più ne ha più ne metta. Ultimamente, ormai lo sapete, sto portando diversi video inerenti all'integrazione e qualche mesetto fa ho portato un video inerente il gonfiore addominale, le infiammazioni e così via. E abbiamo visto come qualsiasi integratore sia inferiore rispetto a migliorare le proprie abitudini e quindi il proprio stile di vita. Quindi per esempio dove si mangia, quale stato mentale si mangia, quanto si mastica il cibo e così via. Tuttavia, pensando che quel video fosse chiaro, ho detto termino qui, ho dato le informazioni. Tuttavia mi sono accorto che comunque i dubbi inerenti agli enzimi digestivi e i probiotici sono rimasti. E sono rimasti anche ad alcuni membri della mia guida alla rivoluzione sull'integrazione, che è proprio lo scopo di parlare integrazione. E quindi avendo deciso di implementare un nuovo capitolo all'interno di questa guida, e quindi se l'avete già sappiate che potete scaricarvi l'aggiornamento, ho deciso di farci anche un video in modo tale da aiutare più persone possibili. Allora, iniziamo chiarendo che enzimi digestivi e probiotici non sono la stessa cosa. Gli enzimi sono ciò che il corpo dovrebbe produrre e che normalmente produce a livello interno, quindi a livello endogeno, per esempio all'interno del pancreas, all'interno del fegato e così via. E come dice il nome, enzimi digestivi devono aiutare a digerire. Quindi dopo la prima lavorazione da parte del corpo, gli enzimi digestivi entrano in gioco e ci aiutano a digerire meglio il cibo che si è appena assunto. Tuttavia, potresti avere una carenza, quindi un deficit di produzione di questi enzimi. Per esempio, uno molto molto semplice è: non andando a masticare sufficientemente bene il cibo, non manderai sufficienti segnali al corpo di dire ehi, ci servono enzimi digestivi, e quindi potresti ritrovarti a non digerire bene e di conseguenza ad avere cibo non digerito e a portarti per esempio a infiammazioni, gonfiore addominale e così via. Oppure per esempio, se in una fase di aumento di massa muscolare, cosa fai? Aumenti il quantitativo di cibo, magari il corpo non è abituato a gestirne così tanto e quindi hai difficoltà a digerire perché non hai sufficienti enzimi digestivi pronti per attaccare il cibo appena assunto e poco lavorato. E quindi gli enzimi digestivi in alcune situazioni possono essere utili. Ovviamente però, come abbiamo detto, deve prima avvenire un'analisi, quindi un'analisi interna delle proprie abitudini, quindi come mangio, sono stressato quando mangio, sono distratto quando mangio, appena finito di mangiare mi metto subito al lavoro, mi rimetto subito seduto o peggio mi metto subito sdraiato. Ecco, quelle sono componenti nettamente più importanti, anche per esempio quanto mastico il cibo. Queste sono tutte componenti molto più importanti per riuscire a non avere problemi in termini proprio digestivi rispetto ovviamente a prendere gli enzimi digestivi. Ovviamente però, qualora si fosse per esempio, come dicevamo prima, in una situazione di aumento di massa muscolare e si dovesse mangiare tanto cibo e non si riuscisse a digerirlo, ecco che enzimi digestivi potrebbero entrare in campo, ma dopo una prima analisi interna di se stessi. È ovvio che se tramite un'analisi si è verificato di avere proprio una carenza in termini di produzione di enzimi digestivi, quello va da sé, è un caso a parte che verrà gestito ovviamente dal proprio medico di fiducia. Tuttavia però, attenzione, gli enzimi, questa è una cosa a cui ci tengo veramente tanto, che gli enzimi non sono il tampone per tutta la vita, ok? E idealmente non dovrebbero essere utilizzati per più di 2 settimane / un mese, perché altrimenti state portando avanti qualcosa di sbagliato nella vostra vita, che sia il vostro lifestyle, che sia come mangiate, che sia proprio dove mangiate, sia quello che fate prima e dopo mangiato, perdonatemi, e così via. Oppure cosa mangiate, perché alcuni alimenti per esempio potreste non riuscirli a tollerarle bene. Ecco, a quel punto, tolta questa situazione, enzimi digestivi per un periodo ristretto di tempo per tamponare un eventuale problema possono essere utilizzati e possono avere la loro funzione. Discorso diverso invece per i probiotici, che tendenzialmente sono quei batteri buoni che troviamo già all'interno del nostro corpo, che dovrebbero anch'essi aiutarci a digerire meglio il cibo. Tuttavia, sui probiotici abbiamo pochissimi studi. In realtà abbiamo studi veramente inconcludenti e speriamo che magari nei prossimi 15, 20, 25 anni ne sapremo di più. Purtroppo per il momento, a differenza degli enzimi, sui
probiotici non posso dare consigli positivi, anzi proprio non li consiglio, a meno che ovviamente anche qui non ve li abbia consigliati il vostro medico, perché andare ad assumere probiotici è una sorta di roulette russa, nel senso che due persone sane, ok, completamente sane, all'interno del proprio corpo potrebbero avere delle tipologie di batteri completamente differenti, e quindi andare a prendere il probiotico di un determinato brand potrebbe fargli benissimo, come potrebbe invece andare ad impattare negativamente, e quindi in realtà, capite, è un po' un azzardo, potrebbe addirittura peggiorare la vostra situazione, perché magari assumete dei batteri che normalmente non avreste e quindi create dello scombussolamento. E considerate che, per esempio, vi faccio un esempio di uno studio: di solito i prebiotici vengono spesso dati a chi assume antibiotici. Questo perché? Perché gli antibiotici vanno a spazzolare via la maggior parte dei batteri, anche quelli buoni, e quindi una volta terminato l'utilizzo di antibiotici, molti medici consigliano l'assunzione di probiotici in modo tale da ripristinare tale situazione interna. Tuttavia, stando agli studi, una persona che abbia assunto antibiotici e successivamente probiotici ci impiega 6 mesi in più rispetto ad una persona che non vada ad assumere probiotici ma che comunque abbia assunto antibiotici a ripristinare la situazione interna. Quindi, in poche parole, stando agli studi odierni, il corpo sembrerebbe essere in grado di ripristinare la situazione meglio di quanto non lo facciano i probiotici. Perché magari tu avresti bisogno di andarne a prendere solo uno da inserire nel tuo corpo per ripristinare la situazione, ma non sapendolo, proprio perché non sappiamo in realtà molto dei probiotici e in generale di tutto il corpo, andarne a prendere magari 12 quando noi ce ne sarebbe servita una sola tipologia, come capite è molto un azzardo. E idealmente, a differenza degli enzimi digestivi, i probiotici praticamente, a meno che non vi vengano prescritti, non li andrei proprio ad assumere, e invece andrei a curare molto di più l'alimentazione, la strutturerei bene, mi assicurerei fosse varia e che quindi includa verdura, frutta, frutta secca, semi, e quindi alimenti ricchi di fibre che vadano ad aiutare i batteri, perché un'alimentazione ben strutturata sì andrà a migliorare la flora intestinale e sì andrà a migliorare potenzialmente il recupero qualora ne aveste bisogno perché avete appena assunto degli antibiotici. Poi anche qui entriamo in discorsi medici, quindi valutate voi, ma in linea generale, dato che la maggior parte delle persone che mi scrivono per i probiotici sono persone sane, comuni, ecco, in quel caso non ha minimamente senso andare a prendere i probiotici. Curate l'alimentazione, curate come mangiate, perché purtroppo l'industria del fitness e purtroppo l'industria dell'integrazione è veramente rovinata. Ci sono influencer che, pur di vendervi i loro integratori del brand sponsorizzato, vi dicono di tutto. Ci sono i brand che anche lì producono migliaia di integratori inutili, non provati scientificamente, quindi come fanno un produttore a sapere quello che effettivamente funziona se non hanno studi a riguardo? E quindi il mio consiglio è di starne alla larga fino a quando non ne sapremo di più. Discorso diverso, come abbiamo detto, per gli enzimi, ma solo dopo l'analisi interna. Tutte queste informazioni, come ho detto, sono all'interno della mia guida La rivoluzione sull'integrazione, che dà uno schiaffo a tutti gli influencer e a tutti i brand truffaldini che, pur di vendervi qualsiasi cosa, vi prometterebbero mari e monti. Io all'interno vi prometto solo di darvi informazioni scientifiche su qualsiasi casistica voi necessitiate, quindi aumento di massa muscolare, perdita di grasso, uomo, donna, natural, non, ventenne, sessantenne, chiunque, parliamo di qualsiasi casistica, dolore articolare, parliamo di perdita di capelli, stitichezza, veramente di qualsiasi necessità, stress, studio, veramente di tutto. E in più vi fornisco io l'analisi dei vari prodotti, dei vari brand che ho analizzato, che ritengo valide e che vi consiglio, e ovviamente ci mancherebbe altro, non sono sponsorizzato da questi brand, che voi vi potete richiedere semplicemente con un'email che trovate all'interno. E cosa ne pensi di questo prodotto? Io vado ad analizzare, dico: guarda, allora questo prodotto non va bene di questo brand, però quest'altro prodotto va bene. Quindi informazioni imparziali, un supporto così non lo troverete da nessun'altra parte. In alternativa, se vi volete liberare di tutte le possibili fregature, entrate nella Baldini Academy, che è l'insieme di tutte le mie guide su alimentazione, allenamento, integrazione e cardio. All'interno trovate calcolatori dei macronutrienti, trovate programmi di allenamento, vi potete allenare con me seguendo il mio programma di allenamento, avete un supporto prioritario e in più avrete non solo tutte le mie guide presenti al momento ma anche tutte quelle future, e trovate tutto in descrizione o nei commenti qualora vi voleste informare. Qualora aveste invece ulteriori domande, e baldini94@gmail.com, c'è il mio assistente che risponde a tutti. Che dire, spero che questo video sia stato chiaro. Ovviamente, se avete delle domande, fatele nelle prime ore dopo la pubblicazione, e noi come sempre ci vediamo tutti i giorni a luna, sempre su questo canale. Peace.